Allora, questa partita è stata una partita sofferta, giocata punto a punto da entrambe le formazioni. Noi, cioè, ci speravamo molto, c'è stato l'infortunio di una nostra atleta al quarto set, al quale avevamo, diciamo, deciso di riscattarci. Troppi errori sulle cose che di solito non facciamo, vuoi l'ansia, vuoi l'agitazione, però si sa, una finale gara secca e lì gioca tutto. Allora, dalla fase regionale abbiamo guardato un po' tutti quanti i vari tipi di incrocio, però sinceramente per scaramanzia non siamo andati a guardare su che gruppo eravamo. Ora sarà da valutare, da vedere chi sono le altre formazioni, so che c'è Padova, Rovigo, e vediamo di provare almeno a fare un percorso un pochino più lungo, di andare più lontano possibile. Allora, questa squadra qui è composta in realtà da un gruppone, come lo definiamo noi, di 24 ragazze, under 16 e under 18, che si allenano insieme con quattro allenatori, che siamo in quattro allenatori come staff. Facciamo il campionato di prima divisione, under 16, under 18 e serie D. Gli obiettivi ovviamente sono la crescita, ci alleniamo 5 volte alla settimana, 2 ore. Speriamo di riuscire per il momento di salvare la D, salvare la prima divisione come squadre giovani e poi sia la 18 che la 16 andranno alle regionali, vediamo chi va più lontano.